Oggi ragazzi ci facciamo uno dei miei piatti di pasta preferiti, spaghetti cremosi con i broccoli. Vedrete che sono semplicissimi e anche economici, che di questi tempi male non fa di certo. Gli ingredienti per questa pasta sono pochi e semplici: broccoli, formaggio grattugiato, uno spicchietto d'aglio, peperoncino e spaghetti. E poi pensavo, ma se ci aggiungessimo qualcosa di saporito, croccante, tipo un crumble di olive? Mi sa che faccio un ordine su Deliveroo. Mentre aspettiamo gli altri ingredienti, direi che iniziamo a preparare la crema di broccoli. Step 1, tagliare il broccolo, dopodiché lo andiamo a sbollentare e poi lo rosoliamo in padella con aglio e peperoncino e infine lo andiamo a frullare. Ovviamente il gambo non si butta, l'ho tagliato a pezzetti e sbollentiamo anche questo, che è buonissimo. Ta-da! Sono arrivati gli ingredienti, quindi direi che possiamo iniziare a preparare il crumble di olive. Io ho pensato di fare un crumble di olive, che è facilissimo, vedrete, e una briciola croccante con i pinoli. Quindi iniziamo per il crumble di olive. 5 minuti in microonde alla massima potenza, diventeranno croccanti, poi le tritiamo e vedrete che figata. Per la briciola croccante, olio in padella, facciamo tostare il pane insieme ai pinoli. Easy. Segreto per una briciola croccante: in padella la allarghiamo bene. E poi, altra cosa, non lo giriamo troppo perché si devono formare i grumetti croccanti. Dopo 5 minuti sono belle croccanti. Adesso le andiamo a tritare al coltello. Crumble di olive e briciola croccante sono pronti, questi saranno i nostri boost di sapore. Ora dobbiamo semplicemente finire con la crema. Adesso andiamo in padella con spicchietto d'aglio, peperoncino, filo d'olio e andiamo a saltare i nostri broccoli. Nella stessa acqua in cui abbiamo cotto i broccoli, ci cuociamo anche la pasta, dopodiché andiamo a frullare i broccoli e siamo pronti per impiattare. Ora aggiungiamo il formaggio, un goccio d'acqua di cottura della pasta e frulliamo. La pasta è cotta, adesso la andiamo a scolare e poi la condiamo. Guardate quanto è venuta bellina! Con questi colori che fanno contrasto, la briciola croccante. Io direi grazie a Deliveroo per avermi aiutata ad arricchire questa ricetta. Adesso però assaggiamo. Raga, fatela perché secondo me con questa conquisterete tutti. È troppo buona.